i voti di quasi tutti i consiglieri che nelle telecamere le hanno sostenute o non le hanno sostenute. Quindi in una concezione di gestione unitaria io penso che le cose andavano forse probabilmente gestite un po' in maniera un po' diversa. Per quanto riguarda Scarpantonio, che mi fa piacere che avendo perso anche lui le elezioni oggi brinda e dice che dobbiamo cambiare passo, che Scarpantonio non è stato un suo sostenitore, lo sanno tutti, quindi non è stato il mio favore, ovviamente, ma non è stato sicuramente Scarpantonio. Quindi oggi brinda, è felice, dice che bisogna cambiare passo. Questo non lo posso accettare per i 9 mesi in cui ho partecipato a questa assise civica, perché qui ho visto una struttura che ringrazio tutti, non voglio fare i nomi perché potrei mancare di citare qualcuno, ma che comunque si è messa a disposizione. Io ho tante esperienze amministrative perché sono tanti anni che mi occupo di amministrazione pubblica a vari livelli, e beh, devo riconoscere che qui in provincia ho trovato dirigenti, funzionari, personale disponibile che lavora con passione, e ho trovato un presidente e dei consiglieri delegati che hanno dedicato gran parte del loro tempo gratuitamente. Questo ci tengo a dirlo, perché sono tanti giornalisti, qui si parla sempre di antipolitica. Oggi leggevo che l'assemblea regionale siciliana ha adeguato del 10% il compenso a seguito della rivalutazione monetaria. I consiglieri qui non prendono niente, hanno fatto solo un regolamento ultimo per avere almeno il rimborso della benzina, perché bisogna pagare anche la benzina e i parcheggi. Questo è quello che è oggi l'ente provincia. Quindi io ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato e non posso accettare che adesso arriva Mauro Scarpantonio, perdente di queste elezioni, ripeto, che dice noi cambieremo, dobbiamo cambiare passo. Io pensavo e penso che il Presidente voleva dare un'impostazione diversa, mi sembra che l'impostazione sia stata invece un po' diversa da quello che Camillo D'Angelo, Presidente, aveva prospettato. Sostanzialmente ha assegnato tutto e le ha assegnati tutti a tutti i consiglieri che come noi, tranne 2 o 3, le hanno votato contro. Quindi io credevo invece, credo ancora per un po' di tempo, che invece l'idea era quella di coinvolgere anche le parti, tutte le parti che non l'hanno sostenuta, perché lei è stato sostenuto in maniera trasversale, molto trasversale, ma i partiti politici hanno perso, e anche i partiti politici a cui fa riferimento Mauro Scarpantonio è stato lentamente fortuito. Quindi non è che oggi si può alzare Mauro Scarpantonio, non esponente di un partito politico che ha perso queste elezioni, come l'hanno perso i partiti di centrodestra. Quindi io credo che quel intervento enfatizzato di cambiare passo, di arriva qualcuno che arriva il salvatore della patria, fatto da uno che le elezioni le ha perse, forse solo lo dovrei scappare.